Allora, bene, eccoci qua nell'episodio, diciamo, extra delle letture, così almeno ci rinfreschiamo anche un po' la memoria se c'è qualcosa del passato, degli altri metro, così siamo più freschi. Ecco, va bene, allora partiamo. Allora, parto dall'equipaggio, Anna. Anna, la mia Anna, fin dall'inizio credevo di non meritarti. Cos'ero? Uno sfigato che veniva da una stazione periferica, un sognatore che sentiva delle voci nella sua testa, uno che andava in giro in cerca di avventure. E tu? La ragazza più bella della metro, la figlia unica di un uomo che è entrato nel mito, il migliore cecchino dell'ordine di Sparta. Ma che parole avevi usato? Tutti gli uomini cercavano di fare i duri. Quante ne abbiamo passate insieme? Momenti stupendi, ma anche momenti terribili. I nostri sentimenti si sono spenti e riaccesi di nuovo. Ho cercato di andarmene, ma non sono riuscito ad arrivare molto lontano. Volevi un uomo normale, ma mi hai comunque accettato per quello che sono. Sei stata l'unica a non prendermi per pazzo quando ho trascorso giorni interi in superficie ad ascoltare la radio nella vana speranza di ricevere segnali di altri superstiti. Sapevi che ogni volta che uscivo in superficie mi esponevo alle radiazioni, facendo diminuire la probabilità di avere dei figli sani, se mai ne avremo. Ma mi hai comunque lasciato andare, non mi hai mai proibito di sognare, ho sempre sentito i tuoi occhi su di me, sia quando mi coprivi in combattimento, sia quando ho perso la giusta strada. Ero sempre nel tuo campo visivo, ho sempre saputo che nessuno potrà mai prendere il tuo posto, mio angelo custode. Se non è amore questo, allora cos'è? Volevi credermi, Anna, ma non potevi. Hai cercato di non dare ascolto a tuo padre e invece l'hai fatto. Il colonnello è convinto che il nostro paese sia occupato e che la guerra sia ancora in corso. Questo ci rende nervosi, ci aspettiamo un attacco da un momento all'altro. Cerchiamo ovunque tracce della presenza nemica. Il colonnello ci ha messo in agitazione e Anna non ne è immune. Era così impaziente di trovare le forze di occupazione in quel piccolo villaggio abbandonato vicino al ponte sul Volga che ha scambiato una vecchia maglietta per una bandiera americana. È andata a perlustrare la zona ed è caduta dal tetto dentro un vecchio deposito di sostanze chimiche. Per fortuna le sostanze erano scadute da tempo e Anna se l'è cavata con qualche livido. Inutile dire che nei dintorni non c'era la mia minima traccia della presenza di soldati stranieri. Colonnello Miller. Miller, colonnello Sviatoslav Konstantinovich. Melnikov, fondatore e comandante dell'Ordine di Sparta. Miller ha scelto e addestrato individualmente ogni spartano. È stato l'unico a venire in soccorso della mia stazione quando siamo stati attaccati dai tetri. È stato l'unico a frapporsi a comunisti e imperialisti per evitare un conflitto che avrebbe segnato la fine della nostra civiltà. È stato Miller ad accettarmi nell'ordine e a consacrare l'unione mia e di Anna, la sua unica figlia. Sono diventato suo genero, ma non sono mai riuscito a trovare il coraggio di chiamarlo papà. Sempre solo signor colonnello. Beh, non mi sembra il caso di chiamarlo papà. Per difendere il D6, il colonnello ha perso i suoi soldati migliori e da allora non è stato più lo stesso. Qualcosa in lui si è rotto per sempre. È diventato freddo, intollerante verso qualsiasi dissenso. A volte ho la sensazione che si sia pentito di avermi fatto sposare sua figlia. Forse avrebbe preferito un genero come Hunter. Ma Hunter è scomparso e io ho trascinato sua figlia in un vortice da cui forse nessuno di noi riuscirà mai a uscire. Chi era Hunter? Non me lo ricordo più, vabbè. Ho trascinato il colonnello nell'avventura peggiore della sua vita. Ha dovuto commettere alto tradimento per salvare sua figlia e me. È convinto che la guerra stia proseguendo, che Mosca abbia simulato la distruzione totale per evitare che venisse lanciato l'attacco finale. Ma Anna è pur sempre sua figlia, io sono pur sempre suo ge no, uno dei suoi soldati. E così lui, nonostante l'età avanzata, sta rischiando la sua reputazione, la sua posizione nella metro e la maggior parte del suo ordine per salvarci. E forse tirarsi fuori da questa situazione. Stiamo andando al monte Yamantau, dove si trova il quartier generale del Comando Supremo. Solo il vero governo del nostro paese distrutto può assolvere il colonnello per il tradimento. Sempre che accettino di ascoltare quello che ha da dire. Ma c'è un problema. Abbiamo lasciato Mosca già da alcuni giorni, ma non abbiamo ancora trovato traccia delle forze di occupazione.
Damir o Damir. Damir è il più tranquillo di tutti i membri dell'equipaggio ed è anche estremamente affidabile. È sempre pronto a dare una mano, fa sempre la parte più difficile di ogni lavoro e partecipa alle missioni più complesse. E poi, anziché godersi il meritato rispetto e la gratitudine, inizia ad arrossire e dice che non è merito suo e che le cose sarebbero andate comunque così. Damir ha solo un problema, il nome che porta. Il nome che gli ha dato suo padre, insieme alla metà del suo sangue, Damir non riesce a perdonare suo padre per essersene andato, al punto da negare di essere suo consanguigno. Duke. Igor Dukov, il duca dell'oscurità per gli amici Duke. Il più giovane, il più coraggioso e il più pazzo di tutti noi. Alcuni sono entrati nell'ordine per disperazione, altri per proteggere le persone. Duke invece è innamorato dell'avventura. Ogni volta che il colonnello cerca dei volontari per una missione, Duke è sempre il primo a offrirsi, indipendentemente dalle difficoltà e dai rischi. È un peccato che non ci siano medaglie nell'ordine, altrimenti Duke ne sarebbe ricoperto. Guarda sempre con ammirazione i soldati più esperti e compete con loro per il maggior numero di uccisioni. Missioni e ferite, per qualche motivo... uccisioni, missioni e ferite. Per qualche motivo confronta soprattutto i suoi risultati con i miei, forse perché sono più giovane degli altri. Anna una volta mi ha detto di Duke: smettila di lamentarti, Artyom. Ci sono persone qui che sognano di diventare come te. Che sia davvero così? Eh beh, siamo degli eroi. A Igor piace farsi chiamare Duca dell'oscurità, ma non è conosciuto... Ma non ne conosco più nessuno più allegro e spensierato di lui. Continua a sfidare la sorte con tutti i rischi che corre, ma si sa, la fortuna aiuta gli audaci. Se non fosse stato per quello scherzetto che ha fatto a quel vecchio oscurantista di Silantius, la nostra operazione sarebbe fallita. Duke, amico mio, sei un astro nascente e presto oscurerai tutti noi. Siamo dello stesso sangue, io e te, e ne sono orgoglioso. Yermak. Timoniere permanente dell'Aurora, Yermak ne conosce tutti i dettagli, fino al più piccolo bullone. Mette sempre grande passione in ogni intervento sui numerosi e, se vogliamo dirla tutta, anche abbastanza consumati meccanismi dell'Aurora. Yermak si è inserito con grande facilità nel nostro gruppo e sembra che sia con noi da sempre. E invece io e Anna l'abbiamo conosciuto in una base dell'Ansa, dove Yermak prima mi ha aiutato a ritrovare mia moglie e poi ci ha guidati durante il sequestro del nostro amato incrociatore. Tuttavia, con i suoi precedenti, non sorprende che Yermak abbia deciso di lasciare Mosca insieme a noi quando lo abbiamo conosciuto. Avevamo appena scoperto che l'Ansa giustiziava chiunque tentasse di entrare o uscire da Mosca. Lui invece conviveva da tempo con questo segreto angosciante, prima perché temeva per la vita di sua figlia e poi dopo che si è arresa alla malattia per la disperazione in cui era caduto. Ora invece è libero, proprio come tutti noi, e se mai riusciremo a tornare a Mosca, regoleremo i conti in sospeso con le forze dell'Ansa. Germa dice che ognuno ha una destinazione nella vita, un luogo in cui viene condotto dal destino, quando la vita diventa difficile, a volte addirittura insostenibile. Mi ricordo sempre delle sue parole: questa potrebbe essere la fine dei binari, ma non è ancora la tua destinazione. Alzati e non fermarti. Grazie, Yermak. Idiota. Perché è idiota questo? L'idiota ha scelto il suo soprannome per la sua naturale umiltà, o forse in onore di uno dei personaggi di Dostoevsky. In realtà è tutt'altro. È uno dei soldati più eruditi e colti dell'ordine, fin dai tempi della metro e il braccio destro di Miller. Mi chiedo cosa sappia realmente della situazione generale, delle persone che vengono tenute nelle gallerie, della guerra che potrebbe essere ancora in corso, di chi detiene veramente il controllo della metro. All'idiota piace molto parlare, ma non si espone mai, neanche se si insiste. Dice sempre: da un lato potrebbe essere vero, ma dall'altro, se pensi di essere vicino alla verità, parla con l'idiota, che in un attimo ti confonderà le idee. C'è una cosa che proprio non capisco di lui: perché combatte nell'ordine? Alyosha. Alyosha, anima di tutte le feste, esperto rubacuori, cliente abituale dei locali più squallidi di Svetinoi, vabbè, Boulevard, nonché nostro istruttore di sopravvivenza in superficie, gli basta una rapida occhiata per dire se un edificio abbandonato durerà anni o ti crollerà in testa non appena lo tocchi. Questa abilità gli ha salvato la vita più di una volta a Mosca.
Alyosha è l'unico membro dell'equipaggio ad aver preso il nostro viaggio un'emozionante avventura. Forse in previsione di nuovi incontri. Con rappresentanti del gentil sesso, naturalmente. Insomma, donna Yor. Sam è uno degli uomini migliori dell'ordine. Non sarà il più forte, il più veloce o il nostro miglior cecchino, ma può cavarsela egregiamente in uno scontro con i campioni spartani in ognuna di queste specialità. Inoltre ha qualcosa di diverso da tutti noi. Sam è un ex marine del distaccamento a difesa dell'ambasciata americana. Si trovava nella metro il giorno del giudizio e alla fine è diventato la guardia del corpo personale del colonnello Miller. Sam non ha potuto partecipare alla battaglia per il D6 perché era in ospedale con una grave ferita, ma non riusciva ad accettare il fatto di non poter essere lì a proteggere il colonnello nel momento del bisogno. Non appena è riuscito a rimettersi in piedi, ancora ricoperto di bende, Sam è tornato al fianco del colonnello senza mai lasciarlo. Non permetteva nemmeno che qualcun altro spingesse la sedia a rotelle di Miller. Anche quando il fabbro Andrew ha fatto la straordinaria protesi che porta il colonnello, Sam è rimasto nell'ombra di Miller e ovviamente è venuto con noi sull'Aurora. Tutti noi, membri dell'equipaggio, stiamo andando da qualche parte. Abbiamo una destinazione, come dice Yermak, anche se nessuno sa quale sia. Sam invece sembra saperlo bene. Se il mondo fuori dalla metro non è stato completamente distrutto, allora ci saranno dei superstiti in America. E Sam continua a pensare ai suoi genitori che potrebbero essere ancora vivi, in attesa di loro figlio. Chissà se è convinto di andare nella direzione giusta con noi. Mentre stavamo aspettando che finissero i lavori di riparazione dell'Aurora e cercavamo un modo per attraversare il fiume, Sam, dopo averci sentito parlare in continuazione delle forze di occupazione, si è convinto che il colonnello non si fidi di lui. Deve essere tremendo aver servito con fedeltà assoluta un comandante per 20 anni e poi essere considerato un traditore. Ma deve essere altrettanto tremendo essere diventato così amico del tuo vecchio nemico per poi scoprire che il tuo paese potrebbe essere ancora lì. E se la guerra è ancora in corso, da che parte stai, Sam? Chi sei? Stefan. Nella vita quotidiana Stefan è una persona così tranquilla e gentile che difficilmente uno penserebbe che fa parte dell'ordine. Siamo pur sempre un'organizzazione militare, ma quando si vede questo gigante in battaglia si capisce subito il motivo per cui è qui. Stefan non sa cosa sia la paura e ha una forza sorprendente. Maneggia una mitragliatrice pesante come se fosse un semplice fucile d'assalto. Per fortuna Stefan è dalla nostra parte, averlo come nemico sarebbe un problema. Prima di incontrare Katia, Stefan non si era mai opposto al colonnello, ma quando Miller ha detto che non voleva quella donna e sua figlia a bordo dell'Aurora, gli ha tenuto testa. Il colonnello era visibilmente confuso, mentre il resto di noi aveva capito subito cosa stava succedendo. E, da buon comandante, Miller ha capito le intenzioni di Stefan e si è lasciato convincere a far salire a bordo Katia e Nastia. Ora Stefan aveva un motivo in più per non lasciare l'equipaggio. Tocca a Rev. Tokarev ama il suo lavoro e ha un debole per le creazioni del famoso progettista di armi con cui condivide il cognome. È sempre alle prese con le armi dell'equipaggio per ripararle, eseguirne la manutenzione e migliorarle. Tokarev sa tutto ciò che c'è da sapere sulle armi ed è in grado di parlarne, sì, per ore. Oltre a questo, però, non ha altri interessi. Comunque non si occupa solo della nostra potenza di fuoco, ma anche dell'attrezzatura. Modifica e inventa nuove cose, lavorando giorno e notte per garantirci di poter dare il meglio di noi senza essere intralciati. Da un equipaggiamento scadente, cosa faremmo senza di lui? Tra parentesi, sembra nutrire un amore non corrisposto per la mia Anna. Si preoccupa sempre per lei, pensa sempre a lei, parla sempre di lei, ma proprio non riesco a essere geloso. Katia e Nastia. Non oso immaginare cosa abbiano passato Katia e Nastia e come abbiano fatto a non impazzire, soprattutto a rimanere così ottimiste. Una bambina e una donna amorevole hanno affrontato a testa alta il destino e ne sono uscite vincitrici, nonostante i brutti scherzi che ha riservato loro. Erano arrivate al Volga insieme a un gruppo numeroso di migranti in cerca di una vita migliore, invece hanno trovato una nuova fede e la morte. Ovviamente Silantius non li ha uccisi. Con le sue mani, non ha nemmeno ordinato che venissero uccisi, ci ha pensato il suo rituale sacro, secondo cui i nuovi arrivati devono eliminare un'anomalia elettrica per essere accettati nel suo gregge. Non è poi molto diverso da un omicidio a sangue freddo. Non mi sorprende che il colonnello si sia lasciato convincere da Stefan e Anna ad accettare Katia e Nastia a bordo dell'Aurora, anche se dovremmo affrontare sicuramente molti pericoli.
Ho già l'impressione che queste due donne siano più forti di molti soldati. Inoltre Katia è un'infermiera e molto probabilmente la sua esperienza medica ci tornerà utile. Crest, meccanico esperto, appassionato narratore e grande avventuriero che ha viaggiato per tutti gli angoli di questo pericoloso mondo in superficie, così alieno a tutti noi che abbiamo vissuto centinaia di scontri e stretto migliaia di accordi, alcuni che anche poco rispettosi, non so se Crest resterà a lungo con noi, ma non mi stupisce che si sia adattato così facilmente. Fin da subito ci ha dato una mano a riparare l'Aurora, ci ha dato la motrice che usava nelle sue avventure e poi è venuto con noi in una missione per prendere il rimorchiatore, coprendo me e Duke mentre cercavamo di raggiungere il ponte. Non stupisce nemmeno che il colonnello, che è sempre molto prudente, non abbia avuto alcun dubbio quando ha accettato Crest nell'equipaggio. Poi, nuovo mondo. Banditi, senza più uno stato, senza più leggi, senza sacche di civiltà che potessero dar vita a una qualche forma di società basata sul servizio, sul senso civico, e senza alcuna speranza di tornare a una vita normale, era ovvio che l'anarchia avesse la meglio. Una delle conseguenze era la possibilità per i banditi di organizzare società semi-primitive fondate sui tratti meno edificanti della natura umana. Anche tra le gallerie della metropolitana di Mosca, dove ogni metro era stato diviso in pseudostati nel tentativo di mantenere una parvenza di ordine nei vari settori, le bande spadroneggiavano, figuriamoci in superficie dove non c'era niente e nessuno che potesse opporsi. Pare che i gruppi di banditi abbiano trovato terreno particolarmente fertile lungo le rive del Volga. Dopo aver diviso il territorio in zone di influenza, sembra che riescano a coesistere senza troppi problemi, saccheggiando i pochi insediamenti pacifici sopravvissuti ancora rimasti, o quelli di nuova formazione nelle aree meno afflitte dall'inquinamento radioattivo, e vedendone gli abitanti come schiavi nei mercati del sud. Fanatici. L'adorazione di un enorme pesce gatto mutante, un intenso odio per la tecnologia e gli stranieri, la soppressione assoluta di ogni forma di individualità e di libero pensiero all'interno della comunità, cos'altro ci si poteva aspettare da un connubio tra misticismo ancestrale e religione tradizionale, aggravato dal più classico dei culti della personalità nei confronti del fondatore? Devo però dare atto ai fanatici di essere riusciti, grazie al loro senso di comunità, a sopravvivere in questo mondo ostile, stabilendosi su un ponte e trasformandolo in una vera e propria fortezza, con la quale abbiamo dovuto fare i conti. I loro migliori combattenti, chiamati guerrieri del fulmine, sanno come affrontare con successo le anomalie elettriche e perfino i manditti, sopperendo alla mancanza di addestramento con un'incrollabile determinazione, conseguenza diretta del loro fanatismo. Expo. Expo, la stazione da cui provengo e che ora fa parte della comunità Expo, beh, penso, insieme all'ex, sì, non riesco a dirlo, e alla Riskaya, vabbè, la vita lì non era tutta rose e fiori, ma ho tuttora dei bei ricordi di quei tempi, anche se Anna, mia moglie, non sarebbe d'accordo. E detestava quel posto, visto che aveva dovuto rinunciare al suo ruolo di miglior cecchino dell'ordine per mettersi a coltivare funghi. Ansa. La comunità delle stazioni dell'Anello è la più potente tra le fazioni della Metro. I soldati dell'Ansa sono i meglio pagati ed equipaggiati e per questo sono anche molto motivati ad addestrarsi e a svolgere al meglio i compiti loro assegnati, compensando i ranghi relativamente ridotti con abilità ed efficienza eccezionali. L'unica forza oggettivamente superiore alle truppe dell'Ansa per quanto riguarda professionalità ed addestramento è l'Ordine di Sparta, di cui ho l'onore di far parte. In base a quello che sono riuscito a dedurre dalla riluttante confessione del colonnello, l'Ansa è indirettamente collegata ai custodi invisibili. È direttamente collegata ai custodi invisibili. Il vero governo di Mosca che controlla tutte le fazioni, restando però nell'ombra. Ma i custodi sono troppo potenti per limitarsi a vegliare sullo status quo, perciò si sono dedicati ad attività piuttosto losche, tra cui il progetto Scudo, ideato per avvolgere Mosca con impenetrabile coltre di interferenze radio, allo scopo di impedire altri attacchi nucleari ai danni della capitale. Nonostante la mancanza di trasparenza, questo progetto potrebbe sembrare un'iniziativa lodevole, se non fosse per il fatto che implica lo sterminio di massa di chiunque tenti di raggiungere o abbandonare Mosca, così come di chiunque ne scopa troppo.
Io e Anna siamo stati catturati da una pattuglia dei custodi solo per aver visto l'Aurora entrare nel perimetro della città. E per questo orribile crimine sono stato a un passo da essere giustiziato. Non potrò mai perdonarli per lo strazio di Anna in quei terribili momenti. Creature. Oh, allora, custodi. Bestie estremamente moleste, cacciano in branco, quindi se ne vedi una, meglio che le elimini subito, altrimenti rischi che si metta a ululare per richiamare il resto del branco. Anzi, sicuro che si metterà a ululare non appena ti vede, infatti abbiamo provveduto a eliminarne il più possibile quando capitava. Demoni. Questi enormi mutanti volanti occupano la posizione di super predatori nella catena alimentare della terra desolata sopra le gallerie della metropolitana di Mosca. Grazie alla loro forza fisica, velocità e aggressività hanno colonizzato un enorme territorio e la cosa non sorprende affatto. Solo pochissimi animali osano affrontare i demoni e sono ancora meno quelli che sarebbero in grado di sconfiggerli. Ma anche in situazioni più critiche i demoni possono sempre scappare in volo. Proprio per queste caratteristiche, come i grandi rapaci del passato, i demoni preferiscono vivere e cacciare da soli o in gruppo, o in gruppi molto piccoli e pertanto non rappresentano una grave minaccia per i viaggiatori più prudenti. Umanimali. Come gli altri mutanti creati dalla ricaduta radioattiva, queste mostruose creature sono perfettamente a loro agio nell'ospitale mondo post-bellico. Nonostante discendano palesemente dagli umani, queste creature non sono molto intelligenti e hanno un comportamento simile ai primati. Vivono in branco, non usano attrezzi, si difendono, attaccano per lo più lanciando pietre da lontano. Da soli non rappresentano una minaccia, ma è difficile uscirne vivi da un combattimento contro un branco di umani animali. Abbiamo visto per la prima volta queste creature sulle rive del Volga, all'aperto sembravano innocue e facevano quasi pena. Il loro aspetto sgradevole è accentuato ancora di più dalla lentezza dei movimenti, ma dentro il termine abbandonato si sono dimostrati tutt'altro che innocui, perché oltre a lanciare pietre sono in grado di tendere agguati alle loro vittime nascondendosi nelle acque poco profonde, e infatti abbiamo visto che erano sott'acqua. Grande Ameurus. Sembra impossibile che un enorme pesce gatto mutante che terrorizza i pescatori sia oggetto di venerazione. Eppure Silanthius è riuscito a fare il lavaggio del cervello alla gente del posto e a fargli credere alla sua missione divina. Sì, ma ora tanto non c'è più. Gambero femmina. Una misteriosa forma di vita acquatica. Sembrerebbe un crostaceo, ma in quest'epoca non si può mai sapere. Per quanto ne so, nessuno ha mai eseguito delle vere ricerche per classificare queste creature. Sappiamo che hanno carapaci molto resistenti, sono predatori aggressivi e pertanto pericolosi. Le femmine di questa specie tendono ad attaccare in branco, sputando il loro muco corrosivo dalla distanza, oppure, quando credono di poter uccidere facilmente la preda, usano direttamente la loro bocca, simile a quella di una sanguisuga. Che bello. Gambero maschio. Una misteriosa forma di vita acquatica. Sembrerebbe un crostaceo, ma in quest'epoca non si può mai sapere. Per quanto ne so, nessuno ha mai eseguito delle vere ricerche. Ok, questo è uguale. Per classificare queste creature sappiamo che hanno carapaci molto resistenti, sono predatori aggressivi e pertanto pericolosi. I maschi di questa specie sono solitari ed estremamente territoriali. Quando vedono qualcuno che potrebbe rappresentare una minaccia, lo attaccano immediatamente con le enormi zampe anteriori, usandole come mazze e allo stesso tempo come scudi. Sì, infatti, abbiamo incontrato entrambi. Cane. I cani comuni non rappresentano una minaccia nel mondo in superficie, ma è meglio non sottovalutarli, perché riescono a sopravvivere nonostante siano circondati da mutanti e nemici umani. Inoltre hanno sensi molto sviluppati e sono in grado di avvisare i loro padroni della presenza di un pericolo. Vedetta. Anche se le vedette non sono certo i mutanti più forti o più feroci in circolazione nella metro o in superficie, sono comunque da considerarsi pericolose, soprattutto perché si trova da solo. Si tratta di una specie che scava tane e cunicoli connessi e vicini tra loro per proteggersi dai grandi predatori. Si sentono sotto minaccia, si rifugiano in queste tane, tengono sotto costante controllo le vicinanze per indurare il pericolo o le potenziali prede. Se ti trovi in un'area infestata dalle vedette, è impossibile prevedere da che tana salterà fuori una creatura assetata di sangue, ma è molto probabile che sceglierà proprio quella che non stai guardando, infatti. Equipaggiamento, ma sì, leggiamo anche l'equipaggiamento, dai. Allora, maschera antigas. La maschera antigas era un oggetto vitale a Mosca.
Andare all'esterno senza indossarne una era impensabile e faceva decisamente comodo anche nelle gallerie, ad esempio nei campi di funghi, specialmente in presenza di cumuli di fertilizzante. Speravo che in superficie non ne avrei avuto bisogno, ma evidentemente mi illudevo. Continuano ad esserci molti posti in cui questo ingombrante accessorio resta una necessità. Eh sì. Caricatore. Il mio fidato e comodissimo caricatore. Ah, ma il caricatore è... Ok, il caricabatterie, non il caricatore della pistola. Ok. Adesso manuale fabbricato assemblando l'alternatore di una moto, uno stabilizzatore, un trasformatore, una batteria e un accessorio per metallo. Quante volte ho ascoltato il suo ronzio nell'attesa che la torcia tornasse a far luce. In realtà non mi dispiacerebbe affatto trovare un modo per accorciarne i tempi di azionamento, ma a 20 anni dal giorno del giudizio è piuttosto difficile imbattersi in batterie ricaricabili decenti, perciò siamo costretti a usare batterie rigenerate, spesso più volte, che mantengono la carica appena meglio di quanto un secchio sfondato trattiene l'acqua. Malgrado ciò, in caso di emergenza, questo piccolo caricatore riesce ad alimentare anche cose molto più grandi di una torcia o di un visore notturno, anche se bisogna sudare parecchio. Taccuino. Non si tratta solo di un comune taccuino militare, contenente mappe, matite ed appunti sulle missioni. Tokarev, l'esperto di tecnologia di Sparta, l'ha modificato per renderlo degno degli standard dell'ordine, trasformando in una meraviglia tecnologica. Questa nuova visione, pur rimanendo sorprendentemente leggera, include una mappa con un indicatore di tragitto automatico che mostra la posizione corrente, una radio per comunicare con il quartier generale, una bussola e un taccuino che userò per appuntare riflessioni, osservazioni interessanti e altre cose degne di nota. Chissà, forse un giorno ne trarrò un'autobiografia. Zaino. Tokare mi ha chiesto di provare sul campo la sua nuova invenzione, un misto tra uno zaino e un laboratorio portatile, che permette non solo di trasportare facilmente carichi considerevoli e di pulire e riparare le armi, ma anche di fabbricare filtri, medikit e altro equipaggiamento utile sul campo. Certo, è stato un onore per me avere la sua fiducia, ma qualcosa mi dice che Tokarev avesse anche un secondo fine, ad esempio accumulare materiali utili senza dover nemmeno uscire dal suo laboratorio. Altrimenti perché avrebbe perso tempo indicandomi dove trovare componenti metallici e chimici? Mi ha anche suggerito cercare nei covi dei mutanti, devo ammettere però che non sembra una cattiva idea. Binocolo. Il binocolo che mi ha dato Crest si è dimostrato davvero preziosissimo a Mosca. Preziosissimo. A Mosca anche in superficie non era indispensabile, ma qui fa davvero comodo. Certo, per dare una bella occhiata a qualcosa di molto lontano c'è sempre il mirino ottico, ma il binocolo ha un campo visivo più ampio e un fattore di ingrandimento più elevato. E soprattutto la visione binoculare permette di valutare in maniera sufficientemente attendibile le posizioni relative dei punti di interesse e la distanza tra di essi, facendo del binocolo un oggetto imprescindibile quando c'è bisogno di segnare la posizione di questi punti su una mappa. Parabraccio. I parabraccio indossati dagli spartani non hanno una funzione protettiva, ma ci salvano la vita in continuazione. Li usiamo infatti per agganciare accessori indispensabili come i contatori Geiger, che ci avvertono in caso di zone altamente radioattive, e gli orologi, necessari per capire quanto dureranno i filtri delle maschere antigas. L'orologio è collegato a un altro accessorio che, nonostante le sue piccole dimensioni, è anch'esso di vitale importanza, l'indicatore di luce. Con il suo segnale blu ci avverte quando è meglio spostarsi in posti meno illuminati per non farci notare. Accendino. Questo gioiellino da trincea è di Sukhoi, ne ha passate tante, ma non ha un valore solo sentimentale. Ne faccio sempre uso per accendere un fuoco, per trovare l'uscita da un tunnel buio seguendo le più leggere correnti d'aria, per bruciare le ragnatele o se ho semplicemente bisogno di far luce non mi delude mai. Ah, Sukhoi, il nome non mi è nuovo ma non me lo ricordo. Ok, tenuta spartana. La tenuta spartana non serve solo a contraddistinguere i membri dell'ordine, ma fornisce anche un altro grado di protezione dall'ambiente che, in combinazione con la maschera antigas, permette agli spartani di essere ragionevolmente al sicuro durante le sortite prolungate in superficie. La tenuta è anche moderatamente imbottita,
e corazzata, e quando viene rinforzata con vere e proprie corazze garantisce una protezione flessibile, affidabile e facilmente modificabile per affrontare scontri pesanti oppure missioni esplorative nelle quali l'agilità diventa fondamentale. Visore notturno. Anche prima della guerra, i visori notturni erano preziosi per le forze militari interessate a svolgere operazioni furtive o sventarle con efficacia, vista la relativa fragilità di questi dispositivi e la perenne oscurità delle gallerie. Nella metro, i visori notturni hanno acquisito un valore di importanza e un'importanza ancora maggiori. Ottenerne un esemplare funzionante è cosa rara e neanche l'ordine è mai riuscito a procurarsene a sufficienza da dargli in dotazione a tutti i suoi componenti. Si limita infatti a fornire i visori notturni per specifiche operazioni. Tutti gli elmetti dell'ordine sono comunque predisposti per il montaggio dei visori. Le nostre batterie in dotazione, che solitamente vengono utilizzate per le torce, hanno prese aggiuntive che gli Spartani possono usare per collegare i visori a loro disposizione. Ok, armi. Kalash, un'arma che prima del giorno del giudizio giocò un ruolo importante in centinaia di conflitti in tutto il mondo. Nonostante la venerabile età, la sua eccezionale affiabilità e la notevole potenza di fuoco la rendono particolarmente ambita sia nei tunnel della metro sia ovviamente in superficie. Un normale Kalash è un solido fucile d'assalto con tutti i suoi pro e i suoi contro, ma grazie al talento degli armaioli di Sparta e di Tokarev in particolare, il modello utilizzato dall'ordine è potenziabile con un'enorme gamma di accessori, da caricatori più capienti a una gran varietà di mirini. Non solo, con qualche semplice operazione e alcuni pezzi di ricambio, può essere trasformato in un'arma di una pistola di un'altra classe, da una pistola mitragliatrice compatta e perfetta a distanze ridotte fino a una mitragliatrice leggera, e tutto ciò senza rinunciare alla affidabilità e alla semplicità tipiche di quest'arma. Malgrado abbia molti più anni di me, il mio Kalash mi ha salvato la pelle un bel po' di volte e riuscirebbe a far sparare come se niente fosse anche dopo un tuffo in una palude. Il genere umano è stato sempre particolarmente bravo a fabbricare armi, probabilmente ne resteranno un bel po' pronte a uccidere anche quando sul pianeta non resterà più nessuno in grado di premere il grilletto. Sì. Devastatore. Qual è il talone d'Achille di un fucile pesante? Probabilmente i lunghi tempi di ricarica. Per risolvere questo problema, il progettista di quest'arma mostruosa era evidentemente pronto a sacrificare tutto il resto: affidabilità, semplicità, perfino il buon senso. Malgrado ciò, questo incrocio tra trita carne e un tagliaerba non ha rivali in termini di potenza di fuoco. Tokarev dice che, nonostante il suo aspetto bizzarro, se lo maneggio con cautela e lo pulisco regolarmente non corro il rischio che mi esploda tra le mani, almeno non nel prossimo futuro, farò finta di credergli. Tikar. Francamente la prima volta che vidi un Tikar non capì neanche che fosse un'arma e ci misi un po' per convincermi che potesse effettivamente funzionare. Ciononostante, questo capolavoro dell'orrido degli armaioli dell'armeria, probabilmente progettato per rimediare alla cronica mancanza di munizioni, si è dimostrato indispensabile per l'ordine. Oltre a sparare degli onnipresenti cuscinetti a sfera, il Tikar è silenziosissimo, potente e anche piuttosto preciso, a brevi distanze ovviamente. In definitiva, era l'arma ideale per le operazioni speciali all'interno della metro. Certo, oltre alle munizioni del caricatore bisogna tenere d'occhio la pressione dell'aria, ma Tokarev è riuscito a migliorare la valvola per fare in modo che l'aria fuoriesca solo quando si spara, ed è già molto. Revolver, alla carissima pistola. Nella metro, dove le munizioni valgono più dell'oro, la velocità di ricarica di un'arma non è certo una priorità assoluta, mentre l'affidabilità e la semplicità sono indispensabili. Umidità, polvere, munizioni improvvisate di scarsa qualità, premere una seconda volta il grilletto in caso di il revolver faccia cilecca è molto più semplice che risolvere un problema di caricamento di un'arma automatica, senza contare il fatto che negli angusti tunnel della metro il nemico potrebbe non darti neanche il tempo di farlo.
Ecco perché ad Almeria iniziarono a produrre copie dei vecchi revolver Nagant, ma presto si resero conto che 7 proiettili a volte non erano sufficienti per fermare un Nosalis infuriato. Perciò passarono alla più potente ed esotica per la Prussia, Magnum calibro 44. In genere bastava un colpo per uccidere istantaneamente un mutante. È esattamente questo il motivo per cui questi revolver vennero inseriti nell'arsenale dell'Ordine di Sparta. Inoltre, visto che il meccanismo di tenuta del gas del revolver Nagant è ancora presente, è possibile applicare dei silenziatori e, grazie alle altre modifiche apportate dai nostri armaioli, si possono applicare anche altri componenti, dai calci tipo carabina ai mirini per la visione notturna. Ashot. Esiste un'arma più semplice del fucile pesante? Forse qualche rudimentale arma da fuoco estremamente essenziale, ma non brillerebbe certo per efficacia. Una bella scarica di pallettoni invece convincerebbe anche il più duro e spietato dei mutanti a pensarci 2 volte prima di agire. Inoltre, le munizioni per fucile pesante sono più semplici da caricare rispetto ad altre, perciò la popolarità di questo tipo di arma non sorprende affatto. Ne esistono talmente tante varianti da lasciare stupefatti. Pare sia possibile ricavare fucili pesanti funzionanti anche utilizzando semplici tubature idriche, come nel caso della maggior parte delle varianti di Ashot. Se ne vedono di tutti i tipi, da una a 4 canne, senza contare i diversi strozzatori, calci, freni di bocca e mirini. Anche nelle dotazioni dell'ordine, l'unica caratteristica costante dei vari fucili pesanti è il calibro. Non riuscirò mai a capire come faccia Tokarev a conoscere tutti i modelli a mena dito. Bastarda, questa era imprecisa, come mi pare. Questa è un'arma con una cadenza di tiro superiore a quella di un revolver, ma un fucile d'assalto ti sembra troppo? La soluzione è il mitra. Ma devi avere a disposizione materiali e macchinari di qualità, oltre alle conoscenze tecniche di base e alla creatività. Se hai solo queste ultime, dovrai per forza di cosa accontentarti di qualcos'altro. Per caso hai un pezzo di tubo sottile, un secchio ammaccato, un'incuria arrugginita e delle pinze? Perfetto, tra un paio di giorni potrai far piovere piombo sui mutanti come se li stessi annaffiando con un tubo da giardino. Il paragone rende bene l'idea della gittata e della precisione che avrebbe la tua creazione, ma la festa durerebbe poco, visto che la cadenza di tiro esageratamente alta surriscalderebbe l'arma e la farebbe inceppare nel giro di qualche secondo. Esattamente come succede con la bastarda, popolarissima tra gli abitanti della metro. Nonostante tutti i suoi difetti, Tokarev è riuscito a trasformare questo vero e proprio incubo degli armaioli in un'arma decente, abbastanza potente e precisa da guadagnarsi un posto nel nostro arsenale. L'unico problema rimasto, che neanche le mani magiche di Tokarev sono state in grado di risolvere, è la tendenza a incepparsi quando si surriscalda. Tuttavia, il numero dei proiettili che la bastarda, mai il nome fu più appropriato, riesce a sputare fuori prima di bloccarsi, è in genere sufficiente a neutralizzare qualsiasi avversario. No, aspetta, era tutto. Ah no, ecco, vedi. Esca, vabbè, un'esca sonora improvvisata che attira l'attenzione di umani e bestie mettendo un rumore metallico. Coltelli da lancio. L'arma perfetta per un silenzioso combattimento ravvicinato, sono battuti a freddo dai fabbri della meta e ottenuti dall'acciaio delle molle. Esplosivo. Questa granata rudimentale è essenzialmente un lungo tubo d'acciaio pieno di esplosivo, ma può essere letale se esplode a distanza ravvicinata. Mai usata finora. E la bomba Molotov, questa rudimentale granata incendiaria, non è altro che una bottiglia piena di benzina, ma è comunque un'arma pericolosa se affidata nelle mani giuste. Bene, direi che abbiamo letto tutto e possiamo proseguire. Beh, oddio. Lo vedete già voi nell'altro episodio con la nostra avventura. Intanto vi ringrazio per aver seguito questo episodio extra e ci sentiamo su Metro.